Buongiorno nuovamente a tutti, eccoci qua. Aspettate che controllo, sì, dovrei essere in fase di registrazione, sì. Eccoci qua, insomma, sono passate 3 settimane dall'ultimo video e sono abbastanza sicuro di questo perché sono stato a fare nuova cameo a Milano, quindi i tempi sono questi. Com'è andata questo periodo? Oggi voglio parlarvi un po' di questo e magari fare qualche commento sull'ultimo video fatto. Ma intanto com'è andata? È andata abbastanza male. È andata abbastanza male. Ho pensato varie volte di scrivervi un video, cioè di registrarvi un video per anticiparvi, insomma, che a breve vi avrei mandato qualcosa dall'ospedale, da un nuovo ricovero. E per dirvi insomma che sarei sparito per qualche giorno nuovamente in ospedale. La cosa non è esclusa per ora, non è assolutamente esclusa e anzi sia dal cameo di ieri che dalla visita con la palliativista, cure palliative sono quelle che ti curano dolori gravi, diciamo, e gestiscono le situazioni di emergenza che riguardano anche cibo, nausea, vomito, tutto quello che riguarda insomma la sopravvivenza. Sia ieri appunto che oggi abbiamo parlato della possibilità di essere ricoverato a prescindere proprio dal fatto che la cameo sono riuscito a farla. Perché? Perché soprattutto è ricomparso un sintomo che così forte non avevo mai avuto, o se non proprio in rarissimi periodi, ossia il vomito. In questi periodi il vomito è stato proprio fastidiosissimo. Fastidiosissimo vuol dire che io, soprattutto quando bevo acqua, che ne so, mi trovo a vomitare, soprattutto dicevo con l'acqua, ma può essere anche qualsiasi cosa che mangio, che mando giù, insomma, spinta dall'acqua, mi trovo a vomitare anche senza altre cause apparenti. Cioè sono lì poi sul divano, sto guardando la televisione, sono lì a letto, sto riposando, mi viene lo stimolo e devo correre in bagno cercando di fare in tempo ad arrivarci in bagno. Quindi questa è una cosa molto, molto forte. Ed ecco, sì, quindi è successo anche ieri sera, così anche 2 giorni fa, varie volte. Insomma, purtroppo questa è una cosa che mi sta accompagnando in questi giorni. E speriamo oggi di riuscire a gestire questa cosa e che non accada. È fastidioso perché adesso poi che sto mangiando praticamente nulla, il vomito è qualcosa che crea proprio fastidio, non è quel vomito che una volta che ti liberi finalmente ti senti liberato e la pancia serenamente svuotata ed è in qualche modo di quel tipo, insomma, che passa il dolore e il fastidio. No, è proprio un vomito, appunto non preceduto da nausea, che ti dà fastidio e basta. Quindi non è piacevole, non è piacevole sotto nessun aspetto. E per fortuna ad oggi non sono comparsi certi sintomi correlati alle famose colangiti che mi hanno preso varie volte. E quindi questi li ho evitati. Per esempio, ho meno bisogno di prendere farmaci per il prurito, anche se negli ultimi 2 o 3 giorni sta peggiorando anche il prurito, e ho meno bisogno di prendere farmaci in generale che mi facciano stare bene. Non ho la febbre, per fortuna, e questo se no mi avrebbe spinto subito ad andare in PS per nuovo ricovero. Sì, c'è da dire che è comparso anche un altro farmaco, vedete, un altro aspetto che
non era presente nei ricoveri precedenti, non è mai stato così presente in questa malattia come adesso, ossia la confusione. Mi capita spesso di sbagliare parola, mi capita spesso di utilizzare le parole in modo errato, di assopirmi, quindi mia moglie magari mi deve ripetere le cose più volte, ma questo non come viene fatto di solito tra un sano rapporto da marito e moglie, tra molte virgolette. No, proprio perché non mi perdo, cioè proprio mi trovo lì in mezzo addormentato con la faccia un po' cadente. E quindi la confusione è stato un altro sintomo molto frequente. Quindi vediamo come andrà. Adesso il piano d'azione è quello appunto di proseguire i prossimi giorni, vedendo fino a lunedì come va, modificando un po' la terapia, aggiungendo più liquidi, quindi idratando di più il corpo con soluzioni fisiologiche come quella che io adesso ho legata al palo al palo e vediamo come va. Se lunedì sto così, il rischio è che io debba andare in pronto soccorso per vedere come va l'aspetto legato all'ammonio. Perché? Perché un quadro del genere, la confusione, potrebbe essere sintomo di scarsa capacità di far funzionare il mio sistema nervoso. Il sistema nervoso funziona molto in base a come funziona l'apparato digerente. Quindi, prima di tutto, è fondamentale che il nostro apparato digerente vada di corpo e io per questo sto prendendo tantissime medicine e sono riuscito in qualche modo a gestire il quadro in una buona maniera. E poi l'altra cosa è che uno beva a sufficienza. Anche qui io sto gestendo abbastanza bene il tutto, sempre grazie ai farmaci. Adesso stiamo aumentando quelli per quanto riguarda il bere, per provare comunque a migliorare questo aspetto. E vediamo. Se per caso lunedì gli esami sono stabili rispetto a quelli fatti durante la chemio, o sono in miglioramento, o non si vedono problemi di iperammoniemia, che è il problema appunto principale. Se intanto magari il quadro della confusione o degli aspetti così generale migliora in qualche modo, potrebbe anche essere che io stia a casa. Se no, l'idea è comunque farsi ricoverare per sistemare tutto. D'altronde c'è anche da dire che rispetto ai miei tempi, questa volta è passato veramente tanto dall'ultimo ricovero fatto per un controllo, insomma, delle vie biliari, quindi probabilmente ci sono anche le vie biliari intasate, questo lo credo veramente una cosa possibile. In quel caso bisogna aprirle chirurgicamente grazie alla solita RCP come intervento e alle solite eventuali trattamenti con antibiotici per ridurre i rischi infettivi di sovraesposizione a questo. C'è anche da dire che questo, purtroppo, mi hanno detto, potrebbe essere un segno di colangite, di ripetizione della solita colangite, e questo è un conto, potrebbe anche essere un segno di un avanzamento della malattia, cioè che in qualche modo stia un pelo peggiorando la situazione di fondo. Ovvio che si spera di no, se fosse che la malattia sta migliorando, sta peggiorando, bisognerà fare le cose di conseguenza. Come avrete capito, non voglio mettere il carro davanti ai buoi in queste cose. Se ci saranno problemi, si affronteranno. È l'unica cosa che posso fare, l'unica cosa che possiamo fare, anche se ovviamente non ci fa piacere
trovarsi in questa situazione. Però questa volta il desiderio è proprio anche quello di riprendere a stare bene, sia l'aspetto della confusione che l'aspetto del vomito stesso, perché è molto fastidioso. Questo sì. Per quanto riguarda questa settimana, appunto, c'è stato un purpurri di sintomi che girano intorno a questi aspetti. Non tutte le giornate sono state brutte giornate, ci sono state anche delle bellissime giornate. Faccio riferimento, che ne so, ai compleanni dei bambini dei miei figli, al compleanno dei miei figli, che è stato molto bello, in cui ci sono divertiti sia la festa tra di noi in famiglia, sia con la festa con i loro amici dell'asilo, sia le varie feste, insomma, che ormai si sono trovati a voler e dover festeggiare in qualche modo per i loro 7 anni, ed è stato molto molto bello. E è bello vedere le loro facce felici, è bello vederli contenti, ed è bello vedere che se la stanno proprio godendo, stanno crescendo in questo modo. Questa è una cosa veramente, veramente piacevole, che può solo far piacere vedere. E basta, non ho molto altro da dire. Anche il viaggio di ieri è andato bene, mi ha accompagnato mio zio. Ecco, questo porta un attimo di nuovo a rispondere un po' alle domande dell'ultimo video. Mi sarebbe piaciuto, era proprio uno dei video su cui mi sarebbe piaciuto di più rispondere ai vostri commenti su YouTube o su Facebook, perché è un video molto ricco di risposte interessanti. Non perdo ancora la speranza di farlo. E purtroppo la confusione si manifesta soprattutto con una grande difficoltà nello scrivere messaggi. Con il cellulare è praticamente impossibile. Mi trovo lì a provare a scrivere e ci vogliono una ventina di minuti per rispondere ad un messaggio semplice, sbagliandolo poi spesso nel 90% dei casi, quindi quello ho rinunciato. Con il computer è già un po' meglio, con WhatsApp app o con appunto YouTube direttamente. In quel caso ce la posso fare mettendomi con grande impegno, e ogni tanto qualcosa recupero attraverso appunto l'uso del computer. Non escludo appunto di farlo nel tempo, ma la vedo una cosa impegnativa. In generale, ho visto che si è evitata una cosa che temevo e sono contento, cioè non lo si è preso sul personale. Questo video non era stato fatto per accusare qualcuno del gruppo di avuto comportamenti, accusare tra virgolette qualcuno del gruppo di avere comportamenti sbagliati nei confronti dei miei video. E questo, ho visto che siete stati bravi a non cogliere cose che non erano da cogliere, quindi molto bene questo aspetto comunicativo. Per quanto riguarda il resto, le cose emerse sono le più varie. Ho visto molti che arrivare a dire che la cosa migliore è fare qualcosa, quindi per gli altri. E spesso sono d'accordo con loro, cioè se uno riesce a fare, ha una confidenza diversa, un grado di confidenza tale che gli permette di fare qualcosa per aiutare la persona, questo è sempre positivo. E mi ha fatto molto piacere poi che si andasse a parlare, si andasse a dividere molto i commenti, e molti abbiano sottolineato che dipende dal grado di confidenza. Questo è un aspetto fondamentale, un conto è il passante, oppure la persona, insomma, che si conosce da poco o che si sente di conoscere, però non si può conoscere ancora bene. Un conto è l'amico, il parente, è la persona che
che è veramente parte della propria vita. E allora cambia molto il modo di comportarsi, secondo me, che uno deve avere, che uno non deve avere, che uno può avere. Credo sia proprio fondamentale mettersi lì e ragionare in quei casi su quale sia il rapporto di base e cosa sia meglio in quella situazione specifica. Mi lasciano sempre un po' perplessi invece, anche se li capisco, i commenti del tipo: beh, allora tanto vale non fare niente, visto che comunque qualsiasi cosa si dice, si pesta una cacca, diciamo. Sì, è vero, il rischio di fare qualcosa è di pestare cacche, dicendola così. Questo è un dato di fatto, e molti purtroppo scelgono anche questa strada. È una scelta legittima. A volte, in questo caso, come vi dicevo, un ti voglio bene o come stai spesso risolvono la situazione senza dover per forza andare oltre. Però è difficile. È difficile, lo dicevamo la volta scorsa ed è difficile, lo ribadisco anche adesso. Senza averne, tra l'altro, nessuna risposta positiva nessuna risposta certa da darvi. Ecco, adesso sì, vi saluto, sono anche stanco in questo momento. Questo è un altro aspetto, la stanchezza dopo un po' che parlo, che è peggiorata nel tempo, e mi prendo il lusso, visto che ci conosciamo da un po' di tempo, di dirvelo apertamente, quindi sono un po' stanco. Mi sento di potervi salutare, di dirvi grazie per avermi seguito anche questa volta, e niente, speriamo di vederci presto, speriamo che se sia in un ricovero futuro, sia in un buon recovery in cui si sta affrontando bene la patologia che ci sarà, che salterà fuori, se sia da casa, sia comunque in un momento migliore di questo, in cui posso raccontarvi cose con più energia e con meno stress. Vi ringrazio ancora e vi saluto. Niente, provo sempre a spegnere con il telecomando, ma non funziona.